Storie di alternanza, questo è il nome del premio a cui hanno ambito diversi istituti scolastici delle province di Chieti e Pescara. La manifestazione, promossa dalla Camera di Commercio, è andata in scena mercoledì al padiglione Becci del porto turistico di Pescara. Due le categorie in gara, con l'ingresso degli istituti tecnici superiori, 13 scuole per altrettanti progetti. Obiettivo quello di dare visibilità a racconti di alternanza e apprendistato, realizzati nell'ambito di percorsi di formazione e di percorsi duali o di percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento. I progetti sono stati elaborati e realizzati con il contributo di docenti, studenti e tutor aziendali. A vincere sono stati l'Istituto di Istruzione Superiore Volta di Francavilla al Mare Ortona per la categoria Percorsi per le competenze trasversali e l'Istituto Tecnico Most di Ortona per la categoria ETS. Entrambi i progetti premiati puntano alla sostenibilità. Così prepariamo i giovani al mondo del lavoro, ha detto il presidente Strever. È da anni ormai, questo siamo al settimo anno, che abbiamo interesse a creare ragazzi preparati al mondo del lavoro. Di conseguenza mettiamo in ballo dei premi ogni anno affinché alternanza scuola-lavoro e a questi ragazzi gli si dà un compito di fare dei progetti, delle idee su delle idee e dopo c'è un'apposita commissione che stabilisce praticamente i vincitori. Siamo soddisfatti perché stamattina ho visto progetti veramente interessanti, ragazzi che veramente meritano essere valorizzati. E questo ci dà fiducia perché i nostri giovani sono convinto che saranno capaci di realizzarsi e di fare grandi cose nel futuro.